Sindaco Nicola Ottaviani, una giornata importante, quella di oggi, il suo passaggio in linea con il Movimento Italia. Sì, il Movimento Italia in realtà rappresenta un valore aggiunto all'interno della Lega, rappresenta l'area dei moderati che ha una dignità importante, è un po' il vecchio progetto del centrodestra, l'antico progetto del centrodestra che prosegue ancora oggi, che prosegue anche nel 2019 e per gli anni a venire avrà la necessità di un collegamento maggiore e superiore tra quello che è il contesto locale e quello che è il contesto nazionale e quindi anche romano. Liberare risorse con la quota 100 dà la possibilità anche ai comuni di procedere con nuove assunzioni o comunque di reinvestire a livello locale quello che viene fatto a livello centrale. Il fenomeno delle migrazioni deve essere visto come un valore aggiunto e non come una detrazione rispetto a quelli che sono gli interessi del paese. Certo che quando però i migranti sono all'interno dei nostri territori, se hanno anche la possibilità di lavorare o di restituire in parte quello che hanno dal nostro popolo, allora a quel punto noi riusciamo a raggiungere due obiettivi fondamentali. Il primo è quello dell'integrazione, l'altro è quello della solidarietà, laddove la solidarietà è in dare e in avere, quindi si ha la possibilità di utilizzare, anzi di avere a disposizione nuove risorse anche da parte di chi viene ospitato nel nostro territorio. Come per altre tematiche importanti di cui oggi abbiamo parlato durante la conferenza stampa relativamente alla necessità di sburocratizzare ulteriormente i procedimenti amministrativi, le gare d'appalto e tutto quello che riguarda un po' l'impiego delle risorse pubbliche a livello locale, ecco, se i cantieri non ripartono non abbiamo la possibilità di acquisire nuove risorse e soprattutto di inserire i giovani e meno giovani, anche i quarantenni e i cinquantenni, all'interno di quello che è il circuito del mondo del lavoro. Quindi un maggiore collegamento tra Roma e quella che è la periferia, quelli che sono i nostri territori, dà la possibilità di lavorare meglio in funzione dell'interesse pubblico di carattere generale che poi è l'interesse del paese. Quindi i nostri territori sicuramente hanno bisogno di maggiore attenzione e questo si può fare laddove un governo ascolta quella che è la periferia, un governo ascolta quello che avviene a livello regionale e soprattutto a livello di identità locale. Quindi è una grande opportunità che noi stiamo offrendo alla Lega, è una grande opportunità che noi stiamo ricevendo anche da Matteo Salvini, collaborare assieme e dare uno spazio di legittimità e di progresso e di futuro all'area moderata che ancora oggi probabilmente rappresenta la stragrande maggioranza di chi vive e lavora all'interno delle nostre comunità.